Buongiorno a tutti, scusate perché ho la voce un po' bassa, ma spero di riuscire. Io mi sono scritto l'intervento perché chiaramente l'argomento non è proprio da poco e non vorrei tralasciare nulla visto che è un'occasione che sarà irripetibile. Innanzitutto vogliamo ringraziare il Presidente Patrin per essersi speso con la sensibilità che ha sempre dimostrato almeno nei nostri confronti per realizzare questo incontro, che ci dà la possibilità di poter essere qui oggi e dibattere con voi sulla problematica dell'adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici, articolo 10 della legge 214/2023. E in questa occasione anche dell'implemento delle stazioni radiobase 5G sul territorio bellunese. Un sentito ringraziamento a tutti voi per la vostra presenza, e questo è ovvio e scontato, perché siete qui e comunque è apprezzabile. Quest'oggi ho il compito e l'onore di rappresentare e di essere portavoce in questa importante occasione del comitato No 5G di Belluno. Quindi io potrei anche dargli il mio nome e cognome perché non ho nessun problema, ma rappresento il comitato, non parlo in versione personale, ma come comitato No 5G. Questo comitato è nato il 16 giugno di quest'anno in contemporaneità con la prima conferenza provinciale sugli aspetti tecnico-normativi e sulla potenziale pericolosità della tecnologia elettromagnetica denominata 5G. Conferenza che è stata organizzata in collaborazione con l'associazione Contiamoci, di cui sono anche responsabile in provincia di Belluno. Conferenza che voleva, nel proprio intento, sancire l'inizio di un'unione collaborativa importante con tutti voi sindaci sul territorio della provincia. Noi rappresentiamo un gruppo di liberi cittadini bellunesi, liberi da vincoli di segreterie di partito e figure di questa politica italiana. Noi non vogliamo parlare di politica, non perché di certo non ci interessa, ma perché non ci identifichiamo nel modo di fare politica. Siamo i promotori di un comitato a livello provinciale che sta cercando di affrontare le problematiche sorte relative all'implemento inarrestabile delle stazioni radiobase 5G. Cosa vogliamo? Semplice, apparentemente. Innanzitutto prenderci cura, come sta facendo gran parte di voi, con i nostri limiti della salute dei nostri concittadini, salvaguardandola, cercando di applicare la normativa vigente, anche se complessa ed in continuo mutamento. Tutto questo adoperandoci in sincronia nell'affiancare, ove possibile e richiesto, da chi tra di voi, chiamati a vivere oggi come oggi una realtà amministrativa ed umana che mai vi aveva visti così pesantemente protagonisti, ce lo richiederà. Nel contempo, nel tentativo di arginare lo strapotere delle multinazionali delle reti di radiofrequenza e, non da ultima, la loro palese arroganza, perché noi sappiamo come si muovono, sappiamo come si presentano e voi dovreste saperlo meglio di noi perché li avete come interlocutori, è superfluo ricordare che l'interpretazione della tecnologia 5G con gli organismi viventi, della tecnologia 5G con gli organismi viventi rappresenti una problematica sanitaria complessa e discussa. Ma in un momento storico in cui chiunque afferma tutto e il contrario di tutto, noi preferiremo di gran lunga prevenire oggi che curare domani. Per coerenza ed onestà intellettuale non ci soffermeremo volutamente a disquisire sulla legge di Gauss per il campo elettrico o le leggi di Ampere e Faraday, principi dell'elettromagnetismo. Non siamo né tecnici specializzati né professionisti in questo specifico campo, ma tenetelo sempre ben presente, non per questo non ne siamo informati. Non vi parleremo del rischio CEM, i rischi dei campi elettromagnetici, rischio che appartiene alle radiazioni non ionizzanti. Non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo in mano la verità assoluta, siamo solo dei normalissimi consapevoli cittadini in apprensione
per la deriva preoccupante assunta in quest'ultimo periodo dall'implemento selvaggio delle stazioni radio base 5G in provincia, fenomeno sicuramente agevolato anche da alcune prese di posizione assunte da taluni amministratori pubblici bellunesi. La situazione attuale è data dalla legge 36 del 2001, legge quadro sull'elettromagnetismo, articolo 8, sesto comma. Riconosceva alle regioni, province e da voi sindaci la possibilità di intervenire in questo specifico settore a tutela dei propri concittadini, della loro salute e dei loro territori. Il 29/4/2023 è entrata in vigore la legge 214/2023 che, modificando il DPCM 87/2003, portava da 6 volt metro a 15 volt metro i valori limite di intensità dei campi magnetici sulla popolazione. A seguito di una imprevedibile levata di scudi da parte di qualche centinaio di sindaci italiani su tutto il territorio italiano, il governo ha inserito nel successivo decreto legge denominato coesione l'emendamento 440, che di fatto toglie competenza proprio a voi sindaci, quella stessa competenza a voi riconosciuta dalla legge quadro 36/2001, di fatto, e peso bene queste parole, delegittimandovi, togliendovi dignità e autorevolezza istituzionale nel vostro ruolo di primi amministratori comunali, sminuendo palesemente l'importanza del vostro ruolo di amministratore pubblico e ponendovi nel contempo in una posizione estremamente delicata e complessa nel rapporto Stato-sindaci-popolazione. È determinante ricordarvi in Italia già esiste un precedente analogo di importantissimo di opposizione. Decreto l'onorevole Gaspari, allora ministro delle telecomunicazioni, approvò uno scellerato, diciamo noi, decreto legislativo 198 del 2002, che sottraeva ai comuni poteri e competenze in materia di gestione del territorio e localizzazione delle antenne. In pratica eliminava i preziosi strumenti del regolamento e piano di localizzazione. Quel decreto, per fortuna nostra, quel decreto fu bocciato dalla Corte Costituzionale con sentenza 303 del 2003. È inutile aggiungere anche la misurazione dei valori delle onde elettromagnetiche, è stata modificata dal governo Monti col decreto legge 179 del 2012. Nei valori temporali, passando da rilevamenti effettuati nei 6 minuti alle 24 ore attuali. Tenete presente che i 6 minuti reali sono il tempo di reazione che l'organismo umano ha a seguito dell'investimento delle onde elettromagnetiche. Quindi spalmare un rilevamento su 24 ore significa, in termini pratici, innalzare i valori massimi di emissione di radiazione al mattino, quando tutti usano tutto, che ci sono picchi di 60, 70, 80 volt metri, per andare a pareggiarli di notte quando nessuno usa strumenti che ne possono fare uso. Il problema è questo, che alla mattina ci siamo tutti, tutti noi, anziani, bambini, gente che va a scuola e chi più ne ha più ne metta. La stessa è rimasta invariata invece in Europa. Sappiamo bene che l'Europa abbia alzato a 41 volt metro i valori di emissione delle onde elettromagnetiche per un telefono mobile, a 900 MHz e a 61 volt metro per un forno a microonde a 2,4 GHz. Dobbiamo fare molta attenzione, la raccomandazione dell'Unione Europea lascia nel contempo la facoltà agli Stati membri di definire i livelli di protezione più cautelativi di quelli proposti. Quindi quando qualcuno ci dice ma noi siamo quelli che abbiamo il valore massimo, medio, più basso d'Europa, è una falsità, perché l'Europa non ha fissato un tetto obbligatorio per l'innalzamento delle onde elettromagnetiche, ma ha fissato un tetto massimo oltre il quale nessuno si può permettere di andare. Tenete presente che l'essere umano, nei suoi 5.000 anni o quelli che sono di evoluzione, ha avuto bisogno di un elettromagnetismo, di una
di una fornitura di energia che andava allo 0,0002. Siamo arrivati a 16. Quindi vi lascio immaginare che io non sono medico, però vi lascio immaginare le reazioni che può avere sulle cellule del corpo umano. Esistono inoltre a vostro e a nostro favore il TUE, che voi sapete bene essere il testo unico degli enti locali, che all'articolo 50 e 54 riconosce al sindaco e alla sua giunta, nota bene alla sua giunta, quindi non è da solo, la responsabilità primaria della salute pubblica dei propri concittadini. Quindi voi siete responsabili se i vostri concittadini staranno male. Oltre a questo è previsto il governo debba chiedere il parere sanitario alle agenzie identificate e proposte alla tutela della salute pubblica in relazione alle radiazioni del sistema 5G. Si tratta di un obbligo previsto dalla legge di riforma sanitario numero 883 del 78. Tale legge prevede che in materia di emissione di forme di energia nell'ambiente il governo debba richiedere il parere sanitario a due enti, l'Istituto Superiore di Sanità e l'ISPES, le cui funzioni sono state assunte dall'INAIL. Non esiste nessun scontro positivo alla richiesta fatta per iscritto dall'associazione Amica, che io ho qua come documentazione ma che è disponibile alla visione di tutti, o meglio, è agli atti la risposta di entrambi gli enti sopracitati che conferma non sia mai stata chiesta nessun parere né per questi due né che questi due istituti si siano espressi in alcun modo su quanto previsto dovesse essere richiesto per legge. Quindi alla data attuale l'incremento delle stazioni radio, l'innalzamento delle stazioni radio base 5G è illegittimo, è illegale perché manca di autorizzazione sanitaria che è prevista dalla legge. A questo punto, come cittadini italiani, i vostri concittadini e i vostri elettori hanno il diritto di conoscere quale atteggiamento assumerete senza se e senza ma, chiaro ed inequivocabile, ognuno nel proprio comune, davanti a questo discutibile atteggiamento che sembrerebbe anche essere anticostituzionale. Ci stanno lavorando i nostri legali della Liguria per far sì che venga riconosciuto un principio come per la legge Gaspari è stato fatto in passato. Ma questo ce lo diranno i costituzionalisti, tutto messo in essere da chi ci governa e che sembrerebbe avere a cuore più l'interesse delle multinazionali che del proprio popolo, utilizzando nel contempo il vostro ruolo di sindaci come scudo istituzionale. Qui noi stiamo assistendo al classico palleggio all'italiana. No, non siamo noi competenti, no, noi non ci compete, compete a loro, loro dicono no, compete ai sindaci, la legge parla chiaro. Articolo 50 e 54 del testo unico degli enti locali che voi, sono sicuro, conoscete a memoria. D'altro canto non dimentichiamo che il governo è quasi finito. Qualunque esso sia, perché non facciamo una distinzione di colore politico, nel 2018 è stato generosamente remunerato ricevendo dalle multinazionali nel settore 7 miliardi e mezzo di euro, che rappresentavano un'entrata economica ben maggiore e inaspettata da quella messa in previsione dai tecnici ministeriali. Loro si aspettavano di riuscire a recimolare 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi, ne hanno presi 7 e mezzo. Dei quali, dopo di questi, altri 2 miliardi del PNRR dall'Europa qualche anno dopo per l'implementazione della rete sempre 5G. Se vi sembra poca cosa, provate a pensarci. Voi che siete sempre ad avere a che fare con i bilanci del comune, voi siete tra l'incudine e il martello, non solo per questa problematica, ma per tante altre problematiche che esistono in Italia. Oggi come oggi voi avete solo due soluzioni: stare con la vostra gente e preoccuparvi principalmente della loro salute, schierarvi con chi decide più o meno democraticamente in questa nostra patria, accettando tutto ciò che gli e ci impongono, al fianco di multinazionali delle telecomunicazioni impegnate ad ottenere da tutto questo
un solo scopo, il loro profitto e il controllo di tutti noi. Non dimentichiamoci il controllo sulla popolazione. Io non sono un complottista, ma è innegabile che una miriade di emittenti di radio 5G servono, e ve lo faccio presente fuori busta qui, perché abbiamo sentito tante cose, abbiamo incontrato parecchi sindaci in questo periodo. Ci siamo sentiti dire che il 5G aiuta i propri paesani a fare le telefonate. Niente di più falso. Il 5G serve solo ed esclusivamente per una trasmissione dati. Quindi non ci facciamo, perché tentano di farlo anche con ogni finocchiare, da storiella dei telefonini, perché col telefonino basta anche solo un 2G. E vi ricordo, e non sono un tecnico, che la trasmissione di radiofrequenza del 2, 3, 4G è modulare, mentre la trasmissione del 5G non ha niente a che vedere con le precedenti. È una trasmissione ad impulsi, e per farvi rendere l'idea di quanto pericolosa esso sia, fate così: loro trasmettono in un secondo 2,5 milioni di bit di questo lavoro fatto. Quindi provate a immaginare. E siccome funzionano come funzionano i forni a microonde, chiedetevi che cosa fanno sulle cellule umane, perché il forno a microonde scalda i cibi, ma non li scalda col calore, li scalda a scuotamento delle cellule. Quindi, stavo dicendo prima, il loro profitto e il controllo di tutti noi conto terzi, perché il loro controllo che faranno su di noi non è per loro, ma è per altre persone. Non potete più esimervi da questa responsabilità morale e politica. Basta giustificazioni, basta temporeggiare, adducendo scuse. Lo sappiamo tutti, la legge non ammette ignoranza, e nei nostri incontri con vari sindaci abbiamo avuto la sensazione che la normativa sull'elettromagnetismo sia stata, seppur involontariamente, viste le molteplici incombenze amministrative che il vostro ruolo vi impone, non recepita integralmente. Tanti di voi, come eravamo noi, non conoscono a menadito la normativa sull'elettromagnetismo. Il tempo delle chiacchiere è finito, mentre tanti di voi prendono tempo, giustamente, perché si vogliono informare, magari in totale buona fede, ma magari anche no, perché noi abbiamo a che fare, la razza umana è variegata, abbiamo la persona onesta, abbiamo quello furbo che temporeggia con tutti gli altri scopi. Facendo perdere del tempo a tutti noi, mentre le varie Wind, Vodafone, Iliad, Telecom e chi più ne ha più ne metta, con tempistiche che non abbiamo mai visto nei loro interventi, imperversano violentando i nostri territori già di per loro stravolti da eventi climatici, per innalzare ovunque stazioni radio base 5G. Noi siamo qui per ricordarvi che siete gli unici e soli responsabili della salute dei vostri concittadini. Siete gli unici punti di riferimento per la vostra gente che vi ha votato e si fida di voi. Non deludetevi, è una preghiera che vi facciamo. Sarete gli unici però anche a poter concretamente agire per arginare il fenomeno dell'implementazione delle stazioni radio 5G. Non potrete mai addurre giustificazioni sugli atti e le azioni che dovevate e potevate mettere in atto con lo scopo unico di tutelare e salvaguardare la salute pubblica, e non avete attuato. Non sarà sufficiente, e qui il riferimento è puramente casuale, non sarà sufficiente far spostare sul terreno la stazione radio base 5G del cortile del signor Rossi al prato davanti all'abitazione del signor Bianchi. Il mors tua vita mea non è contemplato nel vostro potere discrezionale. Non è sufficiente spostare la radio base per risolvere il problema. Vogliamo parlare di perdita di valore degli immobili nelle immediate vicinanze degli impianti 5G? Questo è il nostro ultimo problema. Però c'è. Chi di voi vorrebbe una bella antennona di 15-20 metri dinanzi alla finestra della propria camera?
Non facciamoci raccontare la storiella dell'albero. Ah, vogliamo accennare anche al disboscamento selvaggio ed irresponsabile in atto? Non facciamoci raccontare anche la storiella dell'albero malato. Il ritornello dello facciamo per il loro bene, sappiamo tutti che valore ha, anche per il passato. E sappiamo in tanti le vere motivazioni alle basi di questi, da questi atti da noi definiti pura follia. Ci permettiamo inoltre di farvi in memoria di quanto contemplato dall'articolo 1 della nostra Costituzione, che evito di leggere. Tutti voi non siete i titolari dell'esistenza dei vostri concittadini, ma siete senz'altro, senz'ombra di dubbio, stati eletti da loro per rappresentarli, ascoltarli e tutelarli. Proprio per questi concetti inderogabili, per il principio che dovete tenere presente, che è il principio della precauzione, come ogni buon amministratore pubblico dovrebbe mettere in atto, siamo qui a pregarvi di attivarvi prima che il tempo diventi tiranno per tutti noi e voi, e solo voi, veniate chiamati poi a risponderne. Badate bene quanto sopra non ve lo chiede l'Europa, dogma che è andato fuori uso ormai in questo periodo. Non ve lo chiede il governo in carica, ve lo chiedono a gran voce i vostri concittadini, elettori, ai quali voi, volenti o nolenti, dovrete dare prima o poi spiegazioni plausibili del vostro eventuale non operato. In questo contesto sarete costretti, vostro malgrado e per quanto ci riguarda come comitato, ad assumervi la responsabilità di un'altra scelta strategica importante: averci sempre al vostro fianco come alleati leali e affidabili, averci in campo avverso come una spina nel fianco, attenti, preparati e determinati. A voi la scelta. Ultime domande alle quali tutti noi vorremmo avere risposta: a chi giova la tecnologia 5G? A che cosa ci serve? Quanto ci costa in termini di tutela della nostra salute? Cosa proponiamo? E chiudo. Innanzitutto un'unione tra di voi, perché l'unione fa la forza. Una moratoria di 5 anni per conoscere, valutare e decidere sulla tematica 5G. Vi chiediamo nell'immediatezza di attivarvi con un'ordinanza contingibile e urgente, delibera di giunta, vedasi comuni dell'Alto Adige. L'Alto Adige ha fatto storia, il comune di Mattie a Torino ha fatto storia. Non sto qui a elencarvi tutti i comuni che hanno deliberato o hanno espresso parere negativo per la salute dei propri concittadini. B. Il flusso piano di localizzazione e definizione piano antenne. Concludendo, noi non siamo qui come comitato per porci in conflitto con voi, credo e spero di essere stato sufficientemente esaustivo, ma solo per proporci di collaborare assieme per il bene della nostra gente e della nostra terra. Da sempre non considerate se non nell'immediatezza delle consultazioni elettorali, ma vi assicuriamo anche in questo specifico che la misura sia oramai colma e il vento che tira stia, purtroppo per la democrazia espressa in senso lato, cambiando rotta, e tutti noi dovremo prenderne atto ed agire conseguentemente. Vi ringrazio a tutti. Il punto non sono solo gli antennoni, il punto è che la tecnologia prevede per essere sviluppata in futuro un'antennina ogni 100 metri, perché andrà a vista. Quindi noi non possiamo solo aspettarci di risolvere il problema, diciamo lo metto sul colle o lo metto nella frazione dispersa, perché quando questa cosa qui entrerà in atto per molti motivi, molto probabilmente dove ci sarà la convenienza economica cercheranno di metterne tante di queste antennine piccoline. Quindi il discorso della fretta boia che hanno dall'alto di mandare avanti è una cosa che a me personalmente insospettisce. Noi abbiamo questo tipo di sensibilità e anche se il comune di Taibon per abitanti non sarà probabilmente il primo a essere interessato, però arriveranno, perché arriveranno. La popolazione sul tema è come sempre divisa. Chi conosce come i signori approfondisce i temi, magari ha un'idea di quanto male possa fare, poi nei fatti nella mia comunità, che è di suo già particolarmente complessa,
la maggioranza vuole la tecnologia perché è un modo per non sentirsi isolata, però non è un giudizio morale, è una realtà, quello che io recepisco. Anche da me è nato un comitato, qualche anno fa volevano mettere un'antenna in una frazione, parliamoci chiaro, la norma è completamente dalla parte di chi fa gli impiantisti, di fa gli impianti, in quanto gli impianti di telecomunicazione sono equiparati agli acquedotti e alle fognature. E su questo non si esce. Sì, essenziale. E su questo non si esce. Io, nonostante tutto, ho provato a capire come fare e ho adottato ormai 5 anni fa o 6 anni fa un piano antenne con un regolamento comunale che prevede che entro settembre di ogni anno le società che vogliono implementare o aumentare devono farlo attraverso una richiesta fatta al comune. Considero tutto questo comunque, mi dispiace dirlo, una battaglia persa, o meglio, o si trova un modo diverso di impostarla, però prendiamoci chiaro, sempre sentirsi dire che i sindaci o fanno una cosa o sono male, non va neanche benissimo, perché dopo 13 anni io sono anche stufo di sentirmi sempre la responsabilità di tutto. Cerchiamo di guardare un po' più in alto dove le scelte hanno una conseguenza e soprattutto a chi le fa le scelte, perché anche sulle antenne io posso anche dire no, del comunale non la fai l'antenna, ma il primo privato che trovano che gli dà il tetto la mettono, poi dopo 5G, 4G, 3G non importa, ma intendo dire i ripetitori. E poi c'è il tema giustamente di cui parlava il collega, insomma, che parliamo di un problema oggi che negli studi che stanno facendo è già superato, perché domani stanno già pensando di mettere i chip nei bombini per ipotesi o nei punti di luce dei comuni, quindi approfondiamo tutto, però... Noi abbiamo detto prima, voi sindaci siete tra l'incudine e il martello, il problema qual è? Che se io sono elettrosensibile, certificato, e lei sindaco mi piazza un'antenna a 100 metri da casa, io vengo da lei e pretendo di essere tutelato, e lei cosa fa? E cosa mi risponde?